Guarda come fle, che sono. Sì, Enrico. Aspetta, ho le cuffie storte. Le metto le dritte. No, tu sei storta, altro che dici. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi, sempre con un video specialissimo insieme al mio amico Enrico Lazzarato, in arte Eri Lazza. Ciao ragazzuoli, bentornati sul canale di Fuse Gamer. Oggi cosa facciamo? Allora Enrico, oggi giochiamo a un gioco che già abbiamo giocato sul tuo canale. Vi lascio il link del canale di Enrico in descrizione. Mi raccomando, andate a vedere anche quel video, ragazzi, perché è veramente fenomenale. Mi sono pisciato dalle risate quando l'abbiamo registrato. Quindi, ragazzi, in cosa consiste? Allora, uno deve mandare quattro immagini all'altro, deve fare una domanda, quello che ha ricevuto le immagini, e dovrà indovinare il giocatore. Ragazzi, già vi prometto che se Enrico mi manderà qualche immagine di qualche città, io forse non la indovinerò. Però comunque non ci fate caso, lasciate almeno 10 mi piace e ve la riportiamo. Esattamente. Allora, prima che mi manda le quattro immagini, cioè non ne posso vedere tipo una alla volta, nel senso che se non me le ha mandate tutte quante, non potrò vedere. Quindi adesso, Esattamente. Enrico, chiudi gli occhi e me le mandi. Come? Chiudo gli occhi io, te ne mando io. Vai Fuse Gamer, prova a indovinare. Allora, Enrico, mi sono arrivate le quattro immagini. Allora, per la prima immagine, noto un grande giocatore di nome di Smertens. Una birra. Esattamente. Poi vedo. Ah, cos'è? Ah, c'è, potremmo dopo. E questo dovrebbe essere. Ehi, Andre. Londra. Allora, questi sono tre. Allora, uno è Cappuccetto Russo, uno è Pinocchio, penso. Che penso. E l'altro è uno brutto. Allora, l'M. Quell'M là mi sa di Milik. Però, Enrico, il tuo giocatore Sì. gioca nel Napoli. Il mio giocatore Fusi. È la domanda questa, Sì, è la giusto? domanda. Ok, il mio giocatore non gioca nel Napoli. Perché mi sa Mertens, capito? Sa qualcuno del Belgio che gioca a Londra, quindi del Chelsea, tipo Courtois. Ti do un indizio. Sì, vai, Allora. te lo do pure io dopo, vai. Grazie Fuse Game. Mertens. Cioè, non ho preso un'immagine a caso di Mertens. Appunto, perché è belgio magari. Cioè, perché Ah. pure è belga forse. No, non c'entra niente, no, non lo so. Anche se non è lui, ti dico, il tuo giocatore è Thibaut Courtois? Fuse Gamer, il mio giocatore non è Thibaut Courtois. Ok. Dimmi prima, Allora, allora dimmi solo che c'entra la birra. No, ti dico un'altra cosa, un'altra immagine. Vai. E lo indovini in tempo un secondo. Allora, quei tre personaggi lì è il mago di Oz. Non c'ho presente il O mago. Oz? Ah, Ozil. Ah, non ce l'avevo presente il mago di Oz. Mia, agita, cosa ci fai da quando agita Pinocchio, Cappuccetto Russo e cose? Sì, infatti ho fatto una faccia troppo strana. Vabbè, comunque, 0-0. Adesso andiamo dentro quelle immagini là. Aspetta, le altre ti dico. Mertens Dici, dici. è la mano così, perché anche Ozil fa quell'esultanza lì con la M così. La birra perché è tedesco e Londra perché gioca nell'Arsenal. Ti dico io quando puoi aprire gli occhi, ok? Vai. Ok, quattro notifiche di Fusandre. Vediamo cosa vuole. Autogol. Un elfo. Vorrei dire il Papu. Però non so che cazzo. Anche te che mi metti questa città qua, che cazzo è? O Bergamo, non lo so. Vabbè, il ballo perché forse ha inventato il ballo. Quello del ballo come il Papu. L'elfo perché comunque è basso. Autogol perché gli autogol hanno fatto la canzone. Beh, ti faccio questa domanda qui così mi tolgo il Vai. dubbio. Il tuo giocatore gioca nell'Atalanta? Il mio giocatore gioca nell'Atalanta. Dai, Fuse Gamer, il tuo giocatore è il Papu Gomez? Enrico, il mio giocatore non è Papu Gomez. E invece E sì, invece sì. ecco. Oh, E andiamo così, quella è ragazzi. Catania quella. Ah, perché ha giocato al Sì. Catania. Non lo riconoscevo Vabbè, mai, poi scusatemi, ragazzi. le altre cose le indovinate. Vabbè, adesso Esattamente. aspetto le tue immagini. Però a me è Mago. facile, dai. Tu hai fatto una merda. Che è Mago di Oz? Ma Dai, non lo perché sono io intelligente, Fuse Ma non lo conosco il Gamer? Mago di Oz. Che ma di la Si vede birra? da Che cazzo piccoli. è? Cioè. Ma che te l'hai messo l'altro giorno con Alaba? Sì, vabbè, però Mertens, cazzo è così, cioè. Vabbè, vai, vai. Dimmi tu quando posso vedere. Allora, prima Coca-Cola, la seconda, un top. Ti dico subito, così non mi rompe le palle. Quel top lì è perché è uno dei migliori. Coca-Cola, non è che perché si sponsorizza Coca-Cola, o fare forse qualcosa con Coca. Nel Coca-Cola.
Kolarov, no, non c'entra niente. Kokaktop e cala la finale di Champions. Manifestazione della finale di Champions. E il toro col rosso qua. Beh, il toro col rosso innanzitutto cosa sta a significare? Perché il toro quando vede il rosso non ci capisce più nulla. È una cazzata. Cioè, come il toro, scusa? Dov'è che si fanno queste cose? Cioè, ehi Andre, il toro, la corrida, cazzo. La corrida è in Spagna. Ok. E quello stadio lì che cos'è? Quello stadio è l'Olympia Stadium. Andrei. Non lo so quello stadio qual è, sinceramente. È San Siro questo, ok. Bravo, è San Siro. È San Siro, ma mi sono accorto. Top, ti ho detto io che cos'è top. Coca-Cola, adesso ci arrivi. Prima, quando stavi parlando alla Coca-Cola, non hai fatto un brutto ragionamento. Ma che fa, sponsorizza Coca-Cola? Ne hai fatto anche un altro. E più di così, cioè... Ah, Coca, qualcosa con ti Cola. Ti tolgo anche la domanda, cazzo, a sto punto. Cola. Ah, il tuo giocatore gioca in Italia? Fuse Gamer, il mio giocatore, non gioca in Italia. Ma c'è la roba a mezzo, però Coca. Coca... Ma perché non mi viene, mannaggia. Cioè, il top di cosa, hai capito? Non c'è un senso logico, il top di cosa? Ti ho già detto. Ho capito, è il migliore uno dei migliori a fare quella cosa. È uno dei migliori. È in Spagna, chi è il migliore? A fare il suo ruolo, ti dico anche questo. A fare il suo ruolo in Spagna. Uno dei migliori, no il migliore, uno dei migliori. Milano. Cioè, San Siro. Che finale è? Che sarà? Real Atletico sarà? Sicuro, era l'Atletico, nel suo ruolo. Ok. Ho capito, ma non c'è Coca-Cola. Pensa a tutti i giocatori dell'Atletico o del Real che possono centrare un qualcosa con la Coca-Cola. Oblak, cosa Oblak? No, è il migliore, uno dei migliori per fare quel gol. Dimmi, chi ci sta? Coke. Ah, Coke! Il tuo giocatore è Coke? Bravo Fuse Gamer, hai dominato! Cacchio. È proprio Coke! Sì, però è top, no Harry, però dai, ma che... Ma, top, dai, ma che cosa sei? Non è uno dei migliori centrocampisti. Ho capito, ma la manifestazione finale di Champions là a San Siro, ho capito che è dell'Atletico, però dai! Cosa? È Spagna, vabbè. È spagnolo? Beh ragazzi, ditemi nei commenti se non erano indizi intelligenti. Ma che cosa? Cazzo. Vabbè, dai. Vai, sono arrivato. Ok, allora... Maradona. Heidi, che cazzo è? Un incidente? Ancora con ste città? Ma lo fai apposta, non rompermi il cazzo a me. Cazzo è Praga sta qua? Cos'è? Che città è? Il tuo giocatore ha giocato nel Napoli? Il mio giocatore non ha giocato nel Napoli. Che cazzo c'entra Maradona? Beh Enrico, ti posso dare l'indizio che in quella città che vedi è successa una cosa. È successa una cosa. Grazie. È una cosa che vedi nelle immagini. Questa è la vicenda del giocatore. Se non so la città. Ho capito, è quella fatto quel giocatore. San Pietroburgo. Comunque è una città. Boh, mi sembra tipo del nord Europa. Amsterdam. Che cazzo è questa città? Boh, sparo un giocatore a caso. Vai. Che gioca in Italia. Non so, Calhanoglu. Non c'entra un cazzo, però. Il mio giocatore non è Calhanoglu. Allora ti faccio arrivare benissimo. Sì. Ti faccio arrivare. Incidente, vabbè, perché questo giocatore ha fatto l'incidente. Amsterdam è dove ha fatto l'incidente. Okay, Maradona no. Perché è l'erede di Maradona. E quello è Kum Kum, che sarebbe il soprannome di Agüero, Kun. Preso da questo cartone, Kum Kum si chiama. Ha fatto l'incidente ad Amsterdam, Agüero. Beh, Fuse Gamer, non lo sapevo, grazie dell'informazione. Queste sì che sono informazioni. Sì, va che bene. Sono indizi, cazzo. Adesso tocca a me però, ti ricordo. Vai. Ok, arrivate. Allora, qua è l'Argentina. Ok, Argentina. Poi qua è il padre in figlio. River Plate e Genoa. Allora, il tuo giocatore attualmente ha giocato nel Genoa? Il mio giocatore ha giocato nel Genoa. Ok, è Palacio, sicuro. Vai, il tuo giocatore Enrico è Rodrigo Palacio? A volte la frenesia porta a dare una risposta sbagliata. Perciò Fuse Gamer è sbagliato. Ho sbagliato? Sì, allora c'è un'immagine che è lui. River Plate. Quell'immagine. Padre e figlio. Giovanni Simeone, Fuse Gamer. Simeone mi mette sto ritardato. Simeone mi mette, vai giù, non scherziamo, dai. Lo come mannata Coca-Cola o Zil, ma carello, Coca-Cola, Coca, Coke. Vai, indovina mo, va a fammo. Allora, già indovinato. Penso sia Neymar, ma non sono sicuro, in quanto Parigi
La Champions League, che cazzo c'entra però con Neymar? Alvaro Soler, che cazzo c'entra? Allora, uno veloce, presumo sia veloce il giocatore. La Champions League, perché penso l'abbia vinta. E Parigi, PSG. E viene a pensare Neymar, perché comunque Alvaro Soler è latino. Quindi di Fuse Gamer ti dico, secondo... Anzi, il tuo giocatore è Neymar? Manca domanda, bufa. Il tuo giocatore gioca nel PSG? Il mio giocatore gioca nel PSG. Il tuo giocatore è Neymar? Il mio giocatore non è Neymar. Metariam, PSG go! Eda! Oh, oh cacchio, Alvaro Soler perché ha cantato Despacito, Dani Alves, non ti ricordi? Che cazzo ne so io, yeah. Oh, ha fatto quel video famosissimo, sì. Là, Dani Alves che canta Despacito, che corre perché corre sulla fascia, Champions League perché l'ha vinta. E Parigi corre sulla faccia. Oh, yeah, cazzo. Che indizi sono, raga? Oh, Alvaro Soler, là, c'è questo qua, Despacito, ha cantato Despacito, perché ragazzi. Neymar non avrà mai cantato Despacito? Vabbè ragazzi, nei commenti dovete dire quali sono stati gli indizi migliori. Comunque la partita è finita 1-1, quindi mi raccomando, passate al canale di Harry Lazza, che lo trovate in descrizione. Quindi Harry, saluto. Quindi ragazzi, ringrazio Fuse Gamer per la partecipazione al video, meno per gli indizi. Quindi ragazzi, 10.000 mi piace, lo riproponiamo. Quindi signori, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi! Indizi di merda, dai. Ah, indizi di merda. Stai zitto, dai.